Ciao amici, ciao, bentornati a questo nuovo appuntamento. Ciao Bruno. Buonasera, salve amici, ciao. Eccoci qui. Buonasera a tutti. Pronti più che mai. Pronti con un altro più che appuntamento. Mai, altro appuntamento, tante novità, non tante, tante. No, però la qualità ce ne sono. No, insomma, sì. E poi intanto ricordiamo l'evento che abbiamo avuto ieri, con la Paola Barbato. Che la ringraziamo di cuore, è stato un bellissimo evento, grazie anche, a chi ha partecipato. Sì, anche perché io non la conoscevo, devo dire, la Paola Barbato, sotto, avevo letto qualche sua opera. Poi dai, sul profilo umano non si aspettava una donna straordinaria, alla mano. Eccezionale. Cioè, un'amica? Quasi. Cioè, sembrava quasi che ci... brava, grazie Paola. Grazie di cuore. E poi dopo faremo vedere qualche sua opera, cioè esatto. Qualche cosa ci è rimasto che gentilmente la Paola ce l'ha autografato e dopo lo vedremo. E allora, che dire, che novità, cosa novità, cioè Rimini Comics. Cioè Rimini Comics è iniziato. Ecco, cioè Rimini Comics. La fiera del fumetto qui a Rimini. Esatto, quindi... Che si prolungherà poi fino a domenica. Fino a domenica, che apre alle 5 del pomeriggio. Poi a mezzanotte, ci sarà sempre la classica gara dei cosplay. Cosplay. Tu ti vesti? Mi sono già vestito. Infatti tu sei già pronto, potresti già andare a fare... Il Minion. Oh, poi... Poi ragazzi, sono arrivate tantissime novità. Per quanto riguarda i gadget, le action figure che abbiamo pubblicato, tutte le foto su Facebook. Esatto. Quindi, queste sono novità che arrivano dall'America, novità non solo. Che ci arrivano direttamente dagli Stati Uniti, quindi praticamente... Cose particolari. Fuori dal comune. Vogliamo accennare giusto due o tre cose? Certo, dai. Il bastone, 1-1. La replica 1-1 del bastone di Joker... della Suicide Squad, quindi direttamente quasi dal film possiamo avere la replica del Joker. Esatto. Parlando di Rimini Comics, esatto. Quindi 95 centimetri circa, ecco. Di altezza, col fatto che c'è Rimini Comics dei cosplay, è un buon momento per poterlo acquistarlo, per travestirsi da Joker, se bene, per chi lo ama. Se qualcuno, cioè abbiamo un bastone. Poi sempre di repliche. Cos'è arrivato? Poi abbiamo le repliche 1 a 6 invece delle armi. Ah. Dalla parte lascia, dall'altra parte lo spaccacrani. Spaccacrani. Proprio così si chiama? Proprio il martello da guerra, dai. Così. Vabbè. Del mondo di Warcraft, quindi anche per gli amanti dei videogiochi e non solo. Esatto. Possono trovare queste bellissime repliche, esatto. Delle armi. Poi? Pop a non finire. Quindi pop siamo sempre super forniti. E per i piccini o comunque per i ragazzi nostalgici dei Pokémon, abbiamo anche il Pokédex. Pokédex, ma adesso esatto. Prima c'era la mania tutti a cercare i Pokémon, adesso... Esatto, no. Però questa è una cosa più interattiva, luminosa, parlare di interattivo, intelligente. Le spade sono arrivate. Sono le spade. Le spade luminose e sonore. E sonore, con più di 100 combinazioni. Bruno. Di tutto e di più. Perché no, di chi sono? Di Star Wars, okay. Di Jedi Master. Allora. Poi abbiamo la ghiaccia. Valla a prendere, che lo facciamo. Ci giriamo sì, in diretta qua. E qua in vetrina. Andiamo a prendere, questo è fuori di testa. Guarda, eccolo qua. Guarda. Io lo avvicino, tu commenta. Vediamo se si vede bene. Sì, si vede. Questo, parlando di interattività, intelligenza, mobilità. Abbiamo un bellissimo R2-D2, quindi il nostro robottino più amato del mondo di Star Wars, sì. Che potete telecomandarlo, potete guidarlo, potete muoverlo. Abbiamo un bassino, io non ci vedo, non riesco a leggere. Allora, intanto apriamo un attimo la parete, salutiamo Mel Turan che ci sta guardando e anche Mangiafuoco Martino, ovvero il nostro caro Martino. Martino che è un po' birichino. Perché... io vedo sempre che pubblica. Fateci ciao carissimi, un abbraccio. L'abbraccio, ma due spaghetti quando ci porti, che vedo che sei sempre a sforchettà, supplì, polpette. Però è vero che ci avevo anche invitato. C'ha ragione. Però dato che siamo nel 2017, c'è takeaway, faccio una piccola scatola e portacelo qui in negozio. Però andremo a trovare, perché sennò non andiamo con lui. Dai. Ritorniamo qui a. L'ho messo. Torniamo nel mondo dello spazio, torniamo al nostro R2-D2 che mi ha detto è mobile,
ha tantissime funzioni, Bruno. Sì. Luminoso, sonoro, di tutto e di più. È una cosa eccezionale che potete, scaricando su App Store o su Google Play, quindi in tutte e due le funzionalità, esatto, potete scaricare la sua applicazione e comandarlo attraverso le frequenze di Bluetooth. Esatto, quindi col telefonino diventa veramente una cosa eccezionale. Edizione dell'Hasbro, e è sia adatto sia per i piccini, quindi dai 6 anni in su, ma anche per quei grandi che la vogliono come action figure, come cosa veramente da collezione. Questo è un bel pezzo. Questo è un bel pezzo, lo mettiamo qua. E poi sono arrivate tante altre cose. Chi è? Intanto Mangiafuoco ci dice: che ok, dice? Dai, vi porto qualcosina quando vengo a trovarvi. Ha promesso. Ma vieni presto, però dai, non vieni tra 6 mesi. Esatto. Vabbè, dai. Ok, grazie. Grazie. Un abbraccio a te e come si chiama? E ad Angela. Angela, ciao Angela. Ciao, ciao. Bene, detto questo, quindi per quanto riguarda le action figure, queste grandi novità, passiamo alla carrellata di quello che sono i manga. I manga di questa settimana. Vai. Partiamo da una cosa particolare. Non è che è stato messo nella busta della monnezza, questo? No. Questo è... Questa è una bellissima e particolare edizione. Esatto. Allora, parliamo di Death Tube, è il numero uno. Perché è impacchettato? Perché è la Limited Edition. Allora, è un manga nuovo, un bel rilancio da parte della J-Pop. Prima di parlare di che cos'è DeathTube, diciamo che è un'edizione limitata. Al suo interno troverete una piccola stampa, ovviamente limitata anch'essa, esatto, relativa al manga, e con una cover variant diversa da quella tradizionale che di solito trovereste. Bene. Che cos'è DeathTube? DeathTube è un manga soprattutto adatto a tutti coloro che amano lo splatter. Ecco. Come già può rievocare, anche perché dietro insomma già si vede che c'è simboli di sangue. Esatto. Ecco. Questo richiamo con DeathTube è un richiamo un po' a YouTube. YouTube. Questo ragazzo che si trova a un certo punto ad avere un messaggio sul canale di YouTube di questa ragazza. Perché non ho capito perché qui c'è la telecamera. Perché c'è il ragazzino che sarà il nostro protagonista. Sì. Che viene invitato da questa ragazza che lui ama o comunque c'è una bella attrazione. Sì. E la ragazza dice: perché non mi riprendi per 24 ore? Ah, tipo perché, Grande Fratello. Esatto, crea questo video. Il problema è che poi il ragazzo, senza svelare poi troppo, si troverà invece ad assistere a un omicidio. Bene. Da lì parte la trama di DeathTube, che sta avendo un discreto successo. Beh, questo è il numero uno. Questo è il numero del manga, là che... è uscito l'anime e sta avendo un discreto successo. Esatto, esatto. E questa è un'edizione limitata da non perdere. Questa è un'edizione limitata che trovate dal Mago del Fumetto. Bene, quanto costa sta cosa? 6 euro. Neanche tanto. Neanche tantissimo. No, anche perché dentro c'è... C'è questa stampina, questa litografia. Litografia, dai. Proseguiamo con la carrellata di quelli che sono alcuni dei fumetti che già abbiamo conosciuto, ovvero... Numero 20 qui. Il numero 20 di Gantz, una delle serie manga più conosciute e forse più apprezzate. Sì. 4,50 euro, ci mancano ancora 14 numeri alla chiusura. Intanto qui proseguo questa avventura misto fra fantascienza, fantasy, horror, contiene tutti i generi possibili e immaginabili. È una delle serie più belle e sicuramente per chi ancora non è riuscito ad iniziarlo, ancora non conosceva, stranamente, ma non conosceva Gantz, è sicuramente una serie da non perdere. Perfetto. Anche per il buon prezzo che possiede, 4,50 euro. Perfetto. Proseguiamo con Dark Air. Numero 11. Numero 11. Ah, poi voglio dire una cosa. Sì. Perché, innanzitutto ringraziamo gli amici che ci seguono su Facebook. Sempre e comunque. Perché poi dopo noi questo video lo montiamo e lo mettiamo anche su YouTube. Ma l'altra settimana i due video, naturalmente, sia dei manga che dei supereroi, hanno fatto 1248 visualizzazioni. Quindi sì, quelli che sono in diretta, per l'amor del cielo, grazie, salutiamo grazie, tutti. Grazie che siete seguiti. Però sono tanti che chiaramente ci seguono poi dopo, quindi 1248
o 42, non mi sono sfuggito. 1240 circa. E passa di visualizzazioni degli ultimi due video. E questo ce l'hanno veramente orgogliosi. Certo. Beh, Mamma molto, Rai, molto, tra molto, poco molto, ci chiamerà molto. Mamma Rai, non ci vedrete più, esatto. Però vedremo. O Papà Media, vai avanti qua. Tanto approfittiamo, tanto dei saluti, salutiamo Sara Santi che ci sta guardando. Ciao Sara, ciao. Non è quella fumetteria, No. Ti ricordi come si chiamava? Purtroppo no, con tutte le persone che ci stanno seguendo. Ma raccomando, facciamo di nuovo l'appello. Già, perché è interessante. Chi l'ha visto? Quando state guardando il video, quindi grazie, è già tanto. Se facciamo un altro sforzettino piccolo, il commentino no. A me mi interessa sapere da dove ci seguono. Un commentino da dove vengono? La settimana guardando? Sarajevo. Che secondo me più tardi arriva. Bene, andiamo avanti qua. Sì. Allora, parlavamo appunto, è uscito il Dark Air numero 11. Questo è un Manawa. E cos'è? Un Manawa. Lupo Manaro. Ogni tanto tiriamo fuori dei paroloni. C'è Lupo Manaro qua dentro. C'è Manga e Manawa. E chi è il suo Manawa? I Manga sono i fumetti giapponesi. Manawa quando diventano coreani. Detto questo, comunque, è un manga dark fantasy, quindi Manawa. Dark fantasy perché il fantasy è mescolato con elementi diversi dal suo genere tradizionale. Una classica avventura fra... vediamo un po' qualche disegno, così almeno... Disegni di Manawa, ragazzi. Ben studiati, ben architettati. La serie si fa ancora più fantasy di come era partita all'inizio. Gli elementi comunque musicali che compongono questo manga... Come componenti musicali? Sì, perché ci sono la gira di... Non sento niente. No, non suona. Scusa... Suona leggendo. Le melodie nascono attraverso la lettura. Non ho capito. Cioè, vabbè, dai, questo suona, quindi... Quindi niente, numero 11 per, questo, numero 11. Per questa battaglia che sta raggiungendo l'apice della sua avventura. Ecco, quanti numeri mancano? Il prossimo è chiuso, è finito. Ecco, è finita la musica. È finita la musica. Vai. Finita la musica, ma apriamo le danze all'appetito. Sì. Perché esatto, il numero 40 di Toriko. Che Toriko piace a me esatto. E a coso? A Mangiafuoco? No. Non mi piace. Come uno che cucina, che sta sempre. Non lo fa lui questo. Anzi, potrebbe essere una serie che potresti iniziare della verità. Ecco. Perché ti piace, perché riprende gli elementi sia di Dragon Ball che di altri manga che stai seguendo che ti piacciono. E di cucina, questo cucina sempre. Che? Ah, ok, sì. Che letto? Ma ci interrompiamo perché Sigfrido Berretta, e intanto ti salutiamo, Sigfrido. Ciao! Ci sta dicendo: ciao ragazzi! Certo, a me me lo dice perché tu sei un po' vecchiotto. No, vai, e il pischello sono io. Vai. Ok, ciao ragazzi, non volevo interrompere la review delle vostre uscite, ma ci mancherebbe. Anzi, ma quando potete, mi potete dire se ci sono informazioni su Berserk? Certo. Dopo ti dico qualcosa. Anche perché non sarà il solito, lui. Anzi, ci saranno intanto che aspetteranno. Certo, quindi andiamo avanti qui con il Toriko numero 40. Conosciamo, è il nostro ragazzuolo alla caccia di nuove prelibatezze, di nuovi gusti da assaporare e da trovare. Bene. In questo numero finalmente il nostro protagonista e anche gli altri nostri alleati scopriranno la vera identità e incontreranno God, il Signore, il Dio degli alimenti. Oh, bene. Il Signore del cibo. Andiamo avanti. Signore del cibo, dal signore del cibo andiamo al signore dei manga, ovvero al signor Araki, ovvero il papà di Giosolio e di tutta quella saga del mondo di Giosolio. E qua Giosolio. Io ho visto il padre, stavo guardando se era entrato qualcuno. Magari. Può darsi che sarà il nostro prossimo ospite. Allora, Araki lo conosciamo come il papà delle bizzarre avventure di Giosolio. Anche qui ancora una volta ci stupisce con un'altra nuova avventura col numero 13 di Giosolio, che speriamo termini presto perché comunque comincia a essere un po' lunghino. Ecco, anche è già rotto, via. Esatto. Rispondiamo qui al nostro amico. Allora, Sigfrido, certo. Berserk, che novità abbiamo? Che fine ha fatto? Diciamo, il formato originale, il formato sottiletto, tradizionale, è stato annunciato il prossimo numero, la novità. In uscita? Salvo imprevisti, sarà a settembre.
la sua uscita, quindi non manca molto. No, dopo un anno che aspettano, dai. No, dai, l'altro era stato comunque verso gennaio-febbraio di quest'anno, adesso partiamo a settembre, sperando che non venga interrotto, che non cambi un'idea e quindi la data venga a slittarsi. Quindi non tarderemo molto, inizia autunno, si può dire, avremo un numero nuovo di Berserk. Bene, bene. Speriamo che è contentato il nostro amico. E invece per il Maximum io sono rimasto a 24. Purtroppo qui Siegfriedo, ti dico che il Maxi... Che fine ha fatto? Penso che non verrà più fatto uscire. Scusa, io comincio a... Cioè, ma questa cosa... Io comincio... mi sono comprato 24 numeri, sto aspettando il finale e ne arriva. Esatto, esatto. Cioè, ridandomi i miei soldi, io te li do i 24 numeri e tu me li dai i soldi. Purtroppo la Panini sembrerebbe che sul livello della collection, della Maxi, non sembra che voglia andare più oltre. Sono voci di corridoio, però data anche... Gli hai dato una cortellata qui, amico nostro. No, però data, vedi, fa, no, parolaccia censurata. Ecco. Censura. Si spera che tutto questo sia una sola voce di corridoio, no. Ma l'ultimo maxi che è uscito sono passati anni, anni, anni. Ok, andiamo avanti. Ciao, Siegfriedo. Andiamo con Gundam numero 1. Eccolo qua, è uscito il numero 1 di Gundam. Anche la J-Pop, da Gonagai Collection, quindi tutte le opere su Gonagai, ha deciso di riproporre e di farci rivedere, no, è sempre lui. È sempre lui, io non gli vedo, io vedo che è, ma da qui non leggo. Di riproporci tutta la collana dedicata al mondo di Gundam, un po' per i film che sono usciti, un po' per quello che usciranno, beh, per tutti gli amanti dei robot, finalmente possiamo andare a recuperare quelle serie dedicate a Gundam che certo meritano a tutti gli effetti, fra cui questo qua. E questo è il numero 1, eccolo qua. Il Gundam Unicorn. Perfetto. Dopodiché? Dopodiché proseguiamo con questo bel tomone. Ah, questa è una mattonella. Con un bel verde smeraldo. Sì. Che è il numero 10 di Bjorg Trinity. Di che fai? È una serie sci-fi. Caccia al colpevole. Eh sì. È un giallo? No, è uno sci-fi. Oh, sci-fi, che è ciò sci-fi? Fantascienza, allo stato estremo. Ma dimmi fantascienza, sci-fi. Parla italiano. Perché dobbiamo andare sempre a prendere questi nomi inglesi, sci-fi, shushai, splatter, il sangue. No, quello è il romano. No. questo termine volgare, giovanile. Comunque è fantascienza. Dicevamo infatti della piccola recensioncina che ci danno. Perché sfruttando le leggi che governano lo spazio e il tempo, Fujiji deve scoprire chi è l'assassino. Allora c'ho ragione io, scusa. Chi ha ucciso il mondo? Chi ha ucciso? Sì. Esatto. Però sì, è un mondo fra, è questa storia sì. Parallela fra il mondo reale e il mondo virtuale. Perfetto. Una serie che ha colpito molti. Molti conoscono questo gruppo di autori che l'hanno fatto, ovvero Yogrit. Una serie fantascientifica con dei disegni veramente straordinari. Sì, e il numero 10 è un bel volumone. E gli altri erano più sottili? Un po' più piccolini, il formato di solito tradizionale. E ricordiamo per coloro che sono qui a Riccione in vacanza o per i nostri ragazzi che abbiamo i primi 8 numeri della serie di Bjork Trinity. I primi 8 numeri sono dietro le tue spalle, ha un prezzo davvero straordinario, questo qua arancione. Questo arancione. Esatto. Ha un prezzo straordinario. E 23,40 €. Esatto, che potrete approfittare per iniziare questa serie. Anche quindi sono i primi 8 numeri. Primi 8 numeri. Bene, dai. I 9 serie medie ce l'abbiamo anche già noi qui negli scaffali. Anzi, costano meno perché 23,40 €. Quindi perché, qui perché andare a Rimini? Fermi tutti. Stop, basta. Grazie. Andiamo a casa, no. Lo dovevamo fare già da questa sera. Ma? Non è stato fatto per colpa tua. Come per colpa mia? Se mi sono dimenticato. Ecco. Allora, dalla prossima puntata, dalla prossima settimana, ad ogni presentazione, attenzione, seguiteci attentamente a quello tutti, che quindi, sto per dire. Siegfriedo ascolta, Martino ascolta e tutti voi ascoltate. Quindi, durante la puntata proporremo, o per quanto riguarda i manga, una collezione, una serie completa, parzialmente completa, di manga per i supereroi uguale, a prezzi
non vantaggiosi, no. È volgare, ce ne sarà solo una, ma sarà da prendere al volo. Sì. Proprio diciamo, un offertone sotto costo. Ne avremo solo una, la proponiamo, il primo che arriva sarà via. Vi spiegheremo quando inizierà l'attivazione. Esatto. E poi comunque ne riparleremo. Quindi, però ricordatevi che saranno dei prezzi da capogiro. Quindi, che cosa che gira là? Era passato un cuoricino, qualcuno ci ha mandato un cuore. Ho detto grazie, pensavo che era una lucciola. No. Io dico, ma che ci sono i luccio? Vabbè. Dai. Proseguiamo e terminiamo la carrellata dei manga con il numero 2 di Fire Punch. Ecco, questo mi mancava. Sì, questo è un manga che veramente finalmente ha preso una storia, una svolta di storia. Il numero 2, dai. Esatto. Il numero 1 ne abbiamo parlato, che si era proposto già molto bene, con un grande interesse anche da parte del pubblico, questo fantasy alternativo. E col numero 2 finalmente molte cose verranno chiarite, molte cose vengono accentuate e finalmente l'azione entra veramente come protagonista. Perfetto. Chiudiamo con due cose particolari, no? Siamo in estate, molti ragazzi ce lo chiedono sempre. Sì, che ti chiedono? Chiedono, ma c'avete voi in fumetteria dei manuali, dei libri? Sì, per imparare a disegnare, no? E quindi abbiamo due delle novità, sono due nuove edizioni. Una è come quella che stai facendo vedere, Bruno, è il manuale come saper colorare, inchiostrare dei vignetti in manga, o il fumetto comunque in generale. Dall'altra, e abbiamo sempre la teoria e la pratica, quindi ti danno queste curiosità, ma anche le dritte, a un prezzo vantaggioso. Sì. E dall'altra abbiamo come invece creare i personaggi, quindi il character design, come progettare e creare il personaggio del mondo dei manga. Bene. Queste sono solo due di quelle che stiamo proponendo, ma ce ne sono anche molti altri, su come la prospettiva, questa c'è la coscia. C'è la coscia. Ci sono anche come creare personaggi solo femminili da quelli maschili. Beh, questo mi sembra un po' più professionale, esatto, di quell'altro. Professionale, ma comunque, se seguiamo bene tutte le vignette, sono adatte veramente a tutti, anche dai ragazzi di 15 anni. Questo per chi si vuole affacciare o avventurarsi nel mondo del fumetto e del disegno. Certo. Bene, mettiamo qui un attimino il nostro R2D2. R2D2, eccolo qua. Eccolo qua, Star Wars. Ricordiamo che è una figura interattiva, mobile, intelligente. Che potete comandarla attraverso esatto, tramite il telefonino. Bene, adesso noi tagliamo un attimo, sospendiamo, poi riprendiamo fra 5 minuti per quanto riguarda i supereroi vari, sigarettina e torniamo. Intanto, ciao, amici, ciao.